Il Kelpie è una creatura del folklore celtico mutaforma. È infatti in grado di assumere le sembianze di un cavallo bianco e si dice infesti laghi e fiumi nelle giornate nebbiose. Il Kelpie fa parte del ben più vasto gruppo di creature mitologiche denominate Nyx. I Nyx sono spiriti d'acqua in grado di mutare la loro forma. Ne esistono di umanoidi e non. Ma il discorso che ruota attorno a queste affascinanti leggende è molto vasto e magari lo riprenderemo in altri video. Il Kelpie può essere affiancato a creature come il Bechahasten nelle isole scandinave, Alatis nell'isola di Man e Bonip in Australia. Leggende molto simili, ma con piccole differenze. Questa creatura si presenta con le sembianze di un imponente cavallo bianco o nero, con delle volte un aratro al seguito. Leggende raccontano che quello sia solo un modo per attirare delle prede sprovvedute, che non si accorgono della natura malevola e di quello che è, purtroppo per loro, uno spirito assetato di sangue. Pare che per riconoscerlo e distinguerlo dai cavalli normali, basti guardare se la sua coda o criniera siano bagnate o meno. Se si sale in groppa al Kelpie, o anche solo toccandolo, non si sarà più in grado di staccarsi e si verrà trascinati nel corso d'acqua davanti dove la creatura si è materializzata. Come tutte le leggende, però, c'è un rovescio della medaglia, poiché alcune credenze popolari raccontano che il Kelpie non sia solo una creatura pericolosa, ma anche una creatura benevola, in grado di avvisare con ululi e lamenti l'arrivo delle tempeste. Uno dei motivi per cui questa creatura è così affascinante è il suo riscontro nelle diverse culture, e le miriadi di creature dalla caratterizzazione simile, come l'ippocampo della mitologia greca o i già citati Buipin e Alatis.